Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo, carissimi, la terza domenica del tempo ordinario. Offriamo la messa per Catalino Salazar. Preghiamo per la nostra lettrice Concetta, che oggi compie 70 anni. Auguri. Preghiamo anche per il compleanno in cielo del papà della nostra Agnese e vogliamo anche pregare per la mamma di padre Vincenzo Chirichella, Margi Michelina Chirichella, che è un po' affaticata. Preghiamo per la sua salute, per tutti gli infermi, tutti coloro che soffrono nel mondo, per i poveri, per i carcerati, per chi ha bisogno delle nostre preghiere, in particolar modo per le anime sante del purgatorio che vanno in cielo tramite le nostre preghiere. Preghiamo per loro in particolar modo, soprattutto per le anime più abbandonate, per quelle anime per le quali nessuno prega. Celebrare degnamente, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo Figlio diletto portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen. Alzando le mani, si inginocchiarono, si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima.
La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore puro rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio redentore. Le tue parole, Signore, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei e greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'occhio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle meno indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo, conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora, voi siete corpo di Cristo, e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possono il dono delle guarigioni? Tutti parlano le lingue? Tutti le interpretano? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Poiché molti mi hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione, insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Odia a te, o Cristo. Non so se siete mai stati a Nazareth. Per chi c'è stato, per chi ci andrà, sapete che ancora esiste questa sinagoga dove Gesù andava ogni sabato a leggere, e a pochi passi sorge la meravigliosa Basilica dell'Annunciazione. È vero? Come anche qua, questa è la chiesa dell'Annunciazione, annuncio dell'angelo a Maria, dove c'era la casa di San Giuseppe, la casa di Maria, dove c'è quella bella grotta dove l'angelo appunto annunciò la venuta di Gesù alla Vergine Maria. Ecco, se da quella chiesa camminate un po', più o meno saranno 10 minuti a piedi, si arriva al Monte del Precipizio. Dopo che Gesù afferma in pratica di essere l'unto, il Cristo, il Messia, il Salvatore inviato tutti noi, cresciuto in questo paese, Nazareth, che a quei tempi era diverso da oggi, no? Un paese sperduto. Ecco, però come sappiamo, Nemo, profeta in patria. Gesù annunciò se stesso: «Sono io il Messia che state aspettando, lo Spirito del Signore è sopra di Lui, è stato inviato dal Padre per portare il lieto annuncio ai poveri». Però evidentemente qui di questi poveri non ce n'erano tanti, come sappiamo lo portarono a questo precipizio per addirittura buttarlo giù, che per loro era uno scandalo, il figlio del falegname che a un certo punto, cresciuto a Nazareth in quel paesino sperduto, era impossibile per loro che lui fosse il Messia, l'unto, il Cristo. Allora cercarono addirittura di gettarlo via dal Monte del Precipizio, di farlo fuori, e questo monte c'è ancora oggi, si vede ancora il precipizio. Però sappiamo come Gesù, che fece Gesù? Passò in mezzo a loro e se ne andò e continuò
la sua missione, mise in pratica questa missione, veramente simbolico e veramente di importanza fondamentale, che Gesù non guarda in faccia agli uomini, ma fa la volontà di Dio. Se noi uomini non ci convertiamo e non diventiamo come i poveri del Vangelo, ai quali è rivolto il messaggio, non riusciremo ad accogliere, a riconoscere il Messia. Chi sono i poveri del Vangelo? I poveri ai quali Gesù rivela il mistero, i misteri del regno, che sono dentro di noi, coloro che si affidano, che sono umili, come abbiamo detto tante volte, coloro che amano. E domani abbiamo un altro santo grandissimo, San Francesco di Sales, di cui parleremo fra un po'. Domenica scorsa San Antonio Abate, oggi San Francesco di Sales. Ecco, questo Vangelo è di importanza fondamentale perché in pratica rivela la missione di Gesù e la nostra missione. A cosa siamo chiamati? Dopo che riceviamo lo Spirito che si poggia anche sopra di noi, dopo Gesù sempre, con Lui, insieme a Lui, che è Lui che ci invierà. Il nostro battesimo inizierà quando? Il giorno della Pentecoste. Quando Gesù soffiò questo stesso Spirito sugli Apostoli, non è che se lo tenne per Lui stesso, soffiò su di essi e disse: andate in tutto il mondo, battezzate, predicate, come vedremo San Francesco di Sales domani. Chi si convertirà, si farà battezzare, sarà salvato. Chi vi rifiuterà, scuotete la polvere dai vostri piedi a testimonianza contro di loro, che non hanno saputo riconoscere. Pensate un po', Gesù era cresciuto là, era di questo paese, erano i suoi paesani stessi che volevano farlo fuori, volevano buttarlo giù dal monte del precipizio. Ma Gesù, con tanta pazienza, passò in mezzo a loro e continuò la sua missione. Certo, con un'angoscia nel cuore, no? Con una grande tristezza nel cuore, perché immaginate un po' di tornare al vostro paese nativo e magari siete diventati dei grandi medici, dei vescovi, degli scienziati, delle persone importanti che hanno fatto la differenza nel mondo. Però tornate al vostro paese e la gente vi disprezza e non c'è quell'amore che dovrebbe esserci. Perché? Perché nemo profeta in patria. Un profeta non è apprezzato se non nella sua patria. Purtroppo questo succede anche oggi, si ripete anche oggi. Però appunto con molta pazienza cerchiamo di andare avanti, no? di convertire. Qui anche vedremo San Francesco di Sales. Ecco, qual è la missione dopo la consacrazione con l'unzione? Portare il lieto messaggio ai poveri, proclamare ai prigionieri la liberazione. Mi ricordo di un film quando San Paolo fu arrestato, no? E allora San Paolo fu arrestato tante volte, tantissime volte, proprio per proclamare la verità, per testimonianza della verità. Immaginate a quei tempi che il cristianesimo stava appunto nascendo, no? Erano i primi anni. Ecco, la guardia gli disse: tu che proclami la verità, adesso sei in carcere. San Paolo rispose: il vero schiavo sei tu, io sono dietro le sbarre, ma sono libero. Tu invece sei libero fisicamente, ma sei schiavo di te stesso. Questa è la vera liberazione, di cui parlavamo anche domenica scorsa. L'esodo, la schiavitù del peccato, quella è la liberazione vera, per entrare nella libertà dei figli di Dio e gridare: Abba, Padre, proclamare questa liberazione. Ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di grazia del Signore. Ai ciechi la vista. San Francesco di Sales, per cercare la verità, iniziò a studiare la Summa Teologica di San Tommaso, la vita e i libri, le confessioni di Sant'Agostino. A 18 anni ebbe una crisi, una grande crisi,
in merito a, diciamo, l'eterna condanna all'inferno, l'eterna dannazione. Aveva 18 anni, figlio di nobili, figlio di persone ricche del Ducato di Savoia, sud della Francia. Ecco, ebbe questa crisi: cosa succederà dopo la vita terrena? La dannazione eterna sarà per sempre. Aveva questo timore di Dio infuso nel suo cuore. Lui iniziò a studiare, a pregare, a convertirsi. Suo padre voleva che lui diventasse un famoso avvocato, un grande avvocato, no? Che studiasse legge. Infatti iniziò a studiare legge, andò pure a Parigi, ma l'amore per Dio era per lui più grande, come vedremo. Soffermiamoci un altro po' sul Vangelo di oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura, disse Gesù, che voi avete ascoltato. Tutto si compie in Gesù. Pensate un po' ai paesi nostri, in Grecia, il sud dell'Italia, ma poi l'Italia, ma anche in Europa, soprattutto in Grecia. Soffermiamoci un po' sulla Grecia. C'era la filosofia greca, ancora non era arrivato San Paolo, neanche San Pietro, e quindi questa filosofia era un po' come un'anima, come un corpo senza anima. Non c'era ancora il compimento del cristianesimo di Gesù, che compie tutto. Allo stesso modo oggi, se guardiamo l'induismo, il buddismo, il confucianesimo, lo shintoismo, tutte queste filosofie orientali, senza Gesù non c'è compimento. Oggi si è compiuta questa scrittura, con Gesù si compie tutto, se no restiamo un corpo senza anima, senza vita, senza cuore, senza quel soffio dello Spirito Santo che dà la vita, quello Spirito che ci rende figli adottivi. Ecco, noi cerchiamo di non compiere gli stessi errori. E adesso vediamo un po' questo grande santo, San Francesco di Sales. Anzitutto tutti noi conosciamo i salesiani, no? Il grande San Giovanni Bosco si ispirò a questo grande santo, San Francesco di Sales, e fondò i salesiani. A sua volta San Francesco di Sales si ispirava tanto a San Filippo Neri, e anche lui continuò l'oratorio, per esempio, ma in particolar modo era veramente un santo della strada, un predicatore delle piazze, non solo della chiesa, diciamo così, non solo diciamo per il popolo che andava a messa, perché a quell'epoca, nel XVI secolo, ci furono le riforme protestanti e lui fu in grado di convertire, dopo la riforma protestante, soprattutto i calvinisti. E lui visse ai confini con la Svizzera, col nord Italia, col Piemonte, al sud della Francia, e lì c'erano i famosi ugonotti, erano anche loro protestanti, calvinisti, però la maggior parte erano appunto in Svizzera, ricordiamo Calvino, no? Per quella, diciamo, riforma protestante, soprattutto in Svizzera, in Germania c'era Lutero, poi ci furono gli anglicani, come sappiamo. Ecco, grazie a San Francesco di Sales, tanti calvinisti tornarono alla Chiesa vera, che è la nostra, che è la Chiesa cattolica, che significa universale, cristiana. E qui, per esempio, in America, quando si dice cristiani, spesso si pensa ai protestanti. Poi a volte io ho chiesto: ma sapete chi è Martin Lutero? Boh, neanche sanno chi è il loro fondatore. Perché la storia parla chiaro. Questi protestanti, luterani, calvinisti, anglicani, sono arrivati 1500 anni dopo. Allora, come Gesù ha compiuto la scrittura 2000 anni fa, poi è arrivato Lutero e ne ha compiuto un'altra? La storia parla chiaro. La storia ci dice chiaramente che Gesù affidò le chiavi a Pietro, e Pietro e Paolo andarono a Roma, dove furono immolati. Pietro in croce a testa in giù e San Paolo decapitato. C'è ancora
il monastero delle Tre Fontane, dove la testa di San Paolo fece tre salti, e ancora oggi ci sono tre fontane. Ma torniamo a San Francesco di Sales, questo santo che non si stancava mai, simile a San Paolo, simile a Sant'Agostino. Pensate un po', per evangelizzare, proprio nelle piazze, per riportare alla casa del Padre questi protestanti, questi che avevano compiuto queste divisioni, che si erano divisi, iniziò a divulgare i manifesti, i volantini, iniziò a scrivere i volantini e a divulgarli, come dico, oggi vediamo tanti che distribuiscono i volantini, no? Li mettono nelle case delle poste o li mettono sotto le porte, così faceva San Francesco di Sales. E addirittura anche, insomma, scriveva questi manifesti che poi, insomma, venivano letti e grazie a questa evangelizzazione di strada tanti tornarono appunto alla casa del Padre. Francesco di Sales può essere definito come un altro San Giovanni Apostolo, l'Apostolo amato, che si basava molto sull'amore, appunto, cosiddetta filotea, l'amore per Dio. Infatti era appunto anche, diciamo, una via di mezzo tra un San Paolo e un San Giovanni Apostolo. Ecco, la Chiesa appunto è come un corpo, come tu hai letto, ci sono tanti carismi, però ognuno deve stare al posto suo. Immaginate di mettere la mano al posto del piede o l'orecchio al posto del naso. Come un corpo, questa uniformità, come un corpo funziona così miracolosamente, è vero, sempre con il soffio dello Spirito Santo, con l'amore del Padre infuso che ci ha creati, così anche la Chiesa, ognuno al posto suo, ognuno al suo tempo. E poi una cosa importante, anche se un membro soffre, tutti soffrono. Se una parte della Chiesa soffre e noi non soffriamo insieme, vuol dire che non siamo famiglia, non siamo un corpo dove Cristo è il capo e noi siamo il resto. E la Madonna, come sappiamo, è anche il collo che congiunge il corpo al capo. Preghiamo oggi affinché possiamo imparare da questo grande santo, San Francesco di Sales, soprattutto appunto da Gesù Cristo. Cerchiamo anche noi di continuare questa missione, di portare il lieto annuncio ai poveri. Vi ricordo, adesso vi racconto una storiella. Quando ero a Roma, ho fatto un anno di pastorale al carcere di Rebibbia. E allora c'era un sacerdote che fece un'omelia, molto simpatico. E insomma, per conformarsi un po' a loro, disse: sapete qual è la differenza tra voi che siete in carcere e tra me che non sono in carcere? Disse: a voi vi hanno scoperto, a me ancora no. Insomma, è così, perché tutti siamo peccatori e Gesù conosce i nostri peccati. Magari ci sono tanti che sono in carcere e non hanno colpa, e ci sono tanti che non sono in carcere ma invece sono colpevoli. Però poi davanti al giudice del cielo non si può scappare, è meglio scontare qua. E non mi dimentico mai questa omelia che fece questo missionario. A voi vi hanno scoperto, a me ancora no. Che significa? Che tutti siamo peccatori. Il peccato è una cosa che è comune a tutti. Nessuno può sfuggire. E quindi dobbiamo pregare per la nostra conversione, finché il Signore ci illumini, ci dia la forza. Vedete questo giovane, anche lui 18 anni, 20 anni, di famiglia nobile del Ducato di Savoia, aveva tutto. E quando predicava in maniera semplice. Suo padre voleva che lui diventasse un grande avvocato, che citasse il greco, il latino, invece no, lui parlava ai poveri, parlava agli umili.
parlava ai bisognosi, che accoglievano la parola. Invece coloro che pensavano magari di più alla carriera avevano un cuore più duro e non fanno parte appunto dei poveri del Vangelo ai quali Cristo si rivela. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il Vangelo non è un giornale, non è un libro qualsiasi. È Dio che si rivela, che ci parla. È Gesù vivo. La sua parola fatta carne nell'Eucarestia. Noi preghiamo affinché anche noi possiamo continuare questa missione di portare il lieto annuncio ai poveri, di proclamare l'anno di grazia, la libertà ai prigionieri, la vista ai ciechi, che lo Spirito del Signore è sopra di noi. Sia lodato Gesù e Maria. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo perché essa si compia anche oggi, come avvenne all'inizio della predicazione del Vangelo. Preghiamo insieme e diciamo: si compia la tua parola, o Signore. Si compia la tua parola, o Signore. Per le chiese, perché attuano il Vangelo di Cristo, cerchino di superare le divergenze ancora esistenti e procedano verso la piena concordia, così che il mondo creda. Preghiamo. Si compia la tua parola, o Signore. Per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura, imparino a riconoscere nella storia e nella loro esperienza quotidiana il disegno provvidenziale del Padre. Preghiamo. Si compia la tua parola, Signore. Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori, perché attraverso il loro ministero la parola di Dio sia seminata con larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini e si diffonda ovunque. Preghiamo. Si compia la tua parola, Signore. Per quanti non possono essere raggiunti dall'annuncio del Vangelo o non sono disposti ad accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori all'incontro con il Signore e li renda disponibili alla conversione. Preghiamo. Si compia la tua parola, o Signore. Per noi, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in abbondanza ogni domenica, ma accogliendola con fede le consentiamo di operare nella nostra vita. Preghiamo. Si compia la tua parola, Signore. E facciamo una preghiera speciale per la nostra Concetta, che oggi compie gli anni. Grazie. Che Dio ti benedica e
continui la sua opera in te e con te. Auguri. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, fa che con la forza del tuo Spirito anche noi diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua lode. Oh,
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oggi in particolar modo di Catalino Salazar, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ove parte della vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che la pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Atto di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Quando io lo so, tu ritorni.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buona domenica.